Oggi vi voglio parlare di una situazione che sta diventando, cioè non è che sta diventando questa grande occasione persa, però forse poco ci manca. Ho anche parlato, cioè scritto sotto a dei post, sotto a dei post di altre pagine del Sassuolo. È che in pratica voglio, cioè non è, dicono perché non abbiamo fatto un mercato a gennaio, visto che l'obiettivo dichiarato di tutti è quello di aumentare il settimo posto fatto all'anno scorso. Beh, secondo me, infatti, perché non abbiamo fatto il mercato sono tanti, secondo me. In primis perché l'allenatore De Zerbi ha detto varie volte: io per me e la squadra è a posto così. Secondo me, perché anche un po' per risparmiare, visto che l'allenatore ha detto così, non gli serve niente, eccetera. Anche se, come ho già detto in vari video, sui calci d'angoli facciamo pietà. Infatti sentivo nelle telecronache precedenti delle varie partite che il Sassuolo da circa due stagioni, cioè se finiamo questa stagione senza neanche fare un gol di testa da calcio d'angolo, tipo 2 stagioni che non riusciamo a buttarla dentro su un calcio d'angolo. E poi c'è anche da dire che però l'unico gol che abbiamo fatto su cross di testa l'ha fatto Raspadori, cioè con tutto il rispetto per Raspadori, però è alto 1,20 m, cioè io ora non so di preciso quanto è alto Raspadori, però secondo me non si può andare avanti così, perché poi per andare avanti, per fare il salto di qualità, dopo le partite si fanno ancora più dure, se davvero vogliamo fare quel salto di qualità. E se vogliamo fare il salto di qualità, i gol di testa ci vogliono. Cioè, non è che non ci vogliono. Cioè, se sei in difficoltà, cosa fa? Soltanto fraggeggio palla a terra? Io, guarda, non lo so. Non lo so. Poi un'altra cosa che vi voglio parlare, visto che mi scuso, ho promesso a delle persone che dovevo fare il post partita Sassuolo Spalle, sì, Sassuolo, vabbè, l'ultima partita, il post partita dell'ultima partita, ma fa schifo, però è così. Però non l'ho fatto principalmente per 2 motivi. Uno, perché non ho trovato tempo per farlo, perché diciamo che per ora voglio comunque che rimane un pochettino segreto questa cosa per i miei genitori. Quindi faccio questi video quando sono sicuro che non mi sentono, visto che io praticamente ho la mia camera qua e a fianco c'è la camera dei miei genitori. Vado un po' cauto, visto che so come la prenderebbero. Quindi, magari se cresciamo, robo così, dopo riesco a prendere a fare il post partito puntuale, diciamo. Però qua, finora, vabbè, bisogna dire anche, però, che il canale comunque sta facendo, io comunque non me lo aspettavo tutti questi numeri, cioè non sono forse neanche un mese che sto pubblicando dei video e comunque sto facendo 30 views a video, 16 iscritti. C'è anche da dire che un po' li ho presi perché ho un po' pubblicizzato, però sono 2 o 3, poi il resto siete tutti uniti da soli. Cioè, se poi continuiamo
a crescere, magari riesco a fare anche contenuti maggiori. Su Instagram stiamo raggiungendo i 100 followers, che anche là chi se l'aspettava che io sarei mai arrivato a questi numeri? Cioè, che magari per voi non sono niente, ma sono tanti. Cioè, per uno che ha incominciato a inizio gennaio, secondo me sono tanti. Magari scrivetelo voi nei commenti. Iscrivetevi, attivate la campanella e niente, continuiamo a crescere sia su Instagram che sul canale. E niente, ciao belli!